Bene, valutiamo qui gli effetti ambientali principali delle cause dirette, indirette, eccetera. Valuteremo gli effetti ambientali dannosi per l'ambiente e per noi. Quindi cambiamenti climatici, effetto serra, buco nell'ozono, riduzione dell'ozono stratosferico, eutrofizzazione, acidificazione, piogge acide, lo smog, le tossine e i rifiuti. Da ultimo, l'esaurimento globale delle risorse energetiche e materiche. In linea generale, ogni effetto ha alla sua base uno scambio di sostanze tra l'ambiente e il sistema di produzione e di consumo. Dunque, un impatto ambientale. Possiamo vedere due fasi principali, input e output. Consiste nell'estrazione delle sostanze dall'ambiente naturale. L'output invece è l'emissione nell'ambiente di sostanze produttive. Quali sono gli effetti dannosi degli input? Esaurimento delle risorse che abbiamo a disposizione, lo squilibrio degli ecosistemi ad oggi esistenti a causa di output dannosi per i processi estrattivi. Per quanto riguarda effetti dannosi degli output, abbiamo ancora come prima, quindi emissione nell'ambiente di qualcosa che andiamo a vedere, che causa effetto serra, buco nell'ozono, eutrofizzazione, eccetera, eccetera. Cambiamenti climatici. Abbiamo già visto come global warming è qualcosa che esiste oggettivamente, non è un'idea di nessuno, non è niente di particolarmente astratto. Il clima sta cambiando, la temperatura si alza sempre di più. Perché? Perché abbiamo degli agenti, principalmente biossido di carbonio, clorofluorocarburi, metano, ossido di azoto, ozono, eccetera, che appunto sono degli agenti che vengono generati dalla nostra produzione di cose. Questi agenti causano un impatto nell'ambiente, principalmente. L'impatto è quello di bloccare le radiazioni infrarosse, non farle più uscire e quindi aumentare la temperatura globale del nostro pianeta. Gli effetti principali sono lo scioglimento dei ghiacci polari, dunque per forza di cose l'innalzamento del livello delle acque e l'allagamento delle aree basse del mondo. D'altro canto, più caldo vuol dire meno pioggia, desertificazione, migrazione molto maggiore di agenti patogeni, violenza di fenomeni temporaleschi e ventosi in particolare, e si sta notando anche quest'altro simpatico effetto del rallentamento della corrente del Golfo, che è molto importante, che è quella che ci porta l'estate. Molto spesso si pensa, io che c'entro? C'entriamo, non abbiamo, almeno io non ho industrie particolari, non ho discariche, non ho niente di tutto ciò. Ma attraverso le nostre piccole azioni quotidiane noi impattiamo comunque, siamo tutti causa del problema, perché abbiamo delle cause dirette, ossia combustione dei combustibili fossili, da centrali elettriche, viaggiando in automobile, quindi usando mezzi di trasporto, riscaldando le nostre case. Deforestazioni da incendio, vedi foresta amazzonica, agricoltura intensiva, bestiame allevato anche questo in modo intensivo e fertilizzazione per la monocultura di cereali, eccetera, a livello di agricoltura. Queste cause dirette hanno anche delle sottocause indirette.
ossia quelle che ci competono di più per quanto riguarda ogni singola persona. Sprecare energia in casa e in ufficio, acquistare prodotti, per esempio, di legno tropicale o comunque prodotti per cui il trasporto ha una fase estremamente impattante perché può avvenire via nave, via aereo, attraverso celle frigorifere che comunque impattano molto sull'ambiente, e anche mangiare carne, non perché dobbiamo diventare tutti vegetariani, ci mancherebbe, ma mangiare carne da allevamento intensivo. Qui vi faccio vedere dei grafici dell'IPCC che comunque denotano sia che ci siano scenari ad alta emissione, sia che ci siano scenari a bassa emissione. Noi abbiamo un innalzamento di gradi centigradi costante, irrimediabile, anche se dovessimo avere uno scenario mitigato sulle basse emissioni, abbiamo comunque un grado e mezzo di aumento della temperatura terrestre dalla metà anni 800 a oggi, che non è poco, decisamente. Altri grafici che comunque fanno vedere sempre questo innalzamento, questa gravità del problema. Questo è piuttosto interessante perché sono sempre gli stessi dati, ok, del 2010, ma perché è abbastanza complicato analizzare tutto ciò che succede a livello globale. Ci vuole un attimo di tempo e ci vogliono un sacco di dati, di studi, eccetera. Quindi uno degli ultimi anni che possiamo analizzare scientificamente è il 2010. In base appunto agli input abbiamo tutta una serie di output che si incrociano. Comunque, il risultato qual è? Che noi produciamo CO2 per quanto riguarda tutto l'impatto globale che viene prodotto su questa terra, il 76% è CO2, una quantità estremamente alta, e dobbiamo fare di tutto per cercare di ridurla. Qui vi accenno brevemente all'impronta ecologica, quindi carbon footprint. In base a quello che mangiamo, noi sappiamo quanti grammi equivalenti di CO2 produciamo. Quindi abbiamo da livelli più bassi a livelli più alti, equiparato anche in miglia percorse in automobile, legumi, latte, broccoli, riso, fino ad arrivare alla produzione intensiva, all'allevamento intensivo di carne e in particolar modo carne di agnello è la più impattante per quello che riguarda appunto l'emissione di CO2. Qui sono altri dati che sono divisi invece per nazioni, emissioni pro capite in milioni di tonnellate di CO2. Il Canada ha un brutto primato. Poi abbiamo gli Stati Uniti, la Federazione Russa, Giappone, Unione Europea, non siamo messi bene nemmeno in Unione Europea. Andando avanti, sicuramente in India c'è un dato un po' più falsato rispetto al Canada, in cui abbiamo una popolazione più omogenea. In India ci sono le caste, varie classi sociali, ci sono pochi molto molto ricchi e tanti molto molto poveri. Quindi sicuramente il dato non è corretto, ma perché sono talmente poveri che non mangiano la carne, quindi ci credo che non producono CO2. Riduzione dell'ozono stratosferico. Per gli amici, buco nell'ozono. Perché questo tizio ha uno strato di crema solare protettiva pazzesco? Perché non vuole prendersi nulla di male prendendo il sole. Perché è ridotto così? Perché c'è il buco nell'ozono. Perché c'è il buco nell'ozono? Adesso lo vediamo, ma rispetto a un'immagine veloce e impattante, il frigorifero, non tanto durante l'uso, ma durante la dismissione,
emette nell'atmosfera dei gas che sono quelli necessari alla refrigerazione, che sono particolarmente dannosi per lo strato di ozono. Dunque, agenti come prima del buco dell'ozono: CFC, HCFC, tetraclorometano e triclorometano, etano. Questi cosi simpatici, raggiunta la stratosfera, provocano la trasformazione dell'ozono in ossigeno molecolare, determinando la rarefazione della fascia di ozono che, se non fosse rarefatta, se non avesse buchi, assorbirebbe tutte le radiazioni ultraviolette. Gli effetti principali sono danni alla flora e alla fauna, aumento dei tumori della pelle e un complessivo indebolimento del sistema immunitario. Anche in questo caso abbiamo delle cause dirette: uso di spray contenenti CFC, le vostre mamme, le vostre nonne abbondavano di lacche negli anni 80 per i capelli, inizi anni 90. Sono stati banditi i CFC dai prodotti spray, quindi deodoranti, lacche, robe varie per la bellezza, ora non contengono più CFC, contengono altri gas che non sono più dannosi. Uso di solventi per il lavaggio a secco, uso di vernici a base solvente, schiumaggio dei polimeri, frigorifero, refrigerazione e condizionamento dell'aria. Allora, sicuramente il parco edilizio è quello che è, i muri non tengono il caldo e quindi le nostre case, soprattutto in città, nelle grandi metropoli, diventano dei forni insopportabili d'estate e quindi piazziamo una bella macchina per l'aria condizionata che ci fa stare bene, che spara una quantità di aria calda nell'atmosfera micidiale. Probabilmente un po' con gli incentivi fiscali per la ristrutturazione energetica degli immobili, un po' con la sostituzione edilizia, un po' con tutta una serie di cose, riusciremo a fare in modo, non dico di avere le case passive, ma comunque a fare in modo che questi impianti di condizionamento siano dalla più alta efficienza possibile. O dall'altro lato vengano usati poco perché comunque i muri tengono, i serramenti tengono e non entra il caldo. Insetticidi e aerei supersonici. Anche qui abbiamo cause indirette, quindi quello che facciamo noi. Uso di prodotti schiumati con CFC. Acquisto di cibi importati, trasportati in celle frigorifere da una parte all'altra del mondo. Acidificazione, piogge acide. Tutto quello che riguarda la pittura a base solvente, emissioni di particolari sostanze, implica la possibilità sempre meno rara, di questo fenomeno di piogge acide, per cui queste sostanze arrivano alle nubi, alla parte dell'atmosfera in cui si generano le piogge e ridiscendono sopra le nostre teste, sopra le nostre case, sopra i nostri monumenti, corrodendoli e rovinandoli. Gli agenti principali sono gli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e CO2. Gli impatti principali, quindi in atmosfera, gli ossidi si trasformano in acido nitrico, in acido solforico, eccetera, che vengono inglobati nell'acqua piovana, rendendola naturalmente acida, determinando un accumulo dell'acidità una volta che la pioggia scende sopra di noi, nel terreno, nelle acque e sulle superfici degli insediamenti urbani. Effetti principali: ostacoli alla crescita delle foreste, ostacoli alla crescita degli alberi nelle zone urbane, vengono corrosi i monumenti ed edifici storici, ma anche non storici, vengono contaminate le falde acquifere, la flora acquatica, non essendo abituata a un ambiente acido, viene a morire. Rischi per la salute e acidificazione anche degli oceani. Cause dirette: uso di macchine che emettono questi tipi di gas, industrie, raffinerie, centrali elettriche, ancora una volta riscaldamento delle abitazioni, il letame delle mandrie, per quello parlavo di allevamenti intensivi, quattro mucche al pascolo non fanno niente.
allevamenti di migliaia di capi decisamente hanno un impatto maggiore. Uso di prodotti per la pulizia contenenti dell'ammoniaca e pitture a base solvente. Cause indirette, quelle su cui possiamo agire noi, consumo o spreco in casa o in ufficio di gas, elettricità e combustibili, e cibarsi di carne e latticini provenienti da allevamenti intensivi. Abbiamo accennato all'acidificazione degli oceani, anidride carbonica, in acqua la CO2 si trasforma in acido carbonico, facendo scendere il valore del pH oceanico e facendo aumentare la concentrazione di ioni H+. Abbiamo naturalmente impatto sulla catena alimentare oceanica. Si sciolgono i gusci calcarei di conchiglie, molluschi e plancton. Si sbiancano i coralli e crescono delle forme di vita vegetali nuove che fanno anche in modo che le stesse zone in cui attaccate da queste nuove forme di vita vengano abbandonate nelle fasce interessate dagli animali che ci vivevano prima, che non ci stanno più. Cause dirette ancora una volta quelle di prima, quindi da emissioni macchine, industrie, ammoniaca, pitture solventi e stesse cause indirette. Eutrofizzazione, vediamo in alto il cassetto di una lavatrice, quindi stiamo versando una quantità bella abbondante di detergente, di detersivo per lavare i capi. Sotto vediamo un bagnante un po' disperato in un lago, in un mare, quello che è. Coperto da alghe, mucillagini, cose strane. Perché? Perché fosfati e nitrati principalmente causano un accumulo di nutrienti nelle acque e nel terreno. Questi nutrienti sono tantissimi, oltrepassano la capacità di autodepurazione delle acque o dei terreni in cui sono, vengono mangiati dalle alghe che crescono quindi a dismisura. Oltretutto, le alghe hanno il loro ciclo di vita pure loro, quando muoiono si decompongono e consumano l'ossigeno dell'acqua. Quindi cosa succede di bello? La fauna acquatica senza ossigeno non ce la fa più di tanto a vivere, i laghi non possono più essere utilizzati per la balneazione, ma quello vabbè, facciamo finta che un effetto secondario, vengono contaminati con fosfati e nitrati le falde acquifere e i bacini in cui poi noi andiamo a pescare i nostri pesci che mangiamo. Cause dirette, uso di fertilizzanti per il giardino, concimi e fertilizzanti per l'agricoltura intensiva, scarico indiscriminato delle acque e delle fogne. Uso di detergenti con fosfati, scarichi industriali, non depurati naturalmente, e uso di macchine che emettono gas esausti. Cause indirette, consumo di prodotti alimentari a coltivazione intensiva. Smog, abbastanza famoso qui a Milano, comunque principalmente nelle metropoli, ma non solo. Esistono due tipi di smog, quello invernale e quello estivo, che magari è meno conosciuto. Per quanto riguarda quello invernale, gli agenti principali sono le polveri sottili, quindi particolato atmosferico, ioni inorganici, frazioni carboniose e biossido di zolfo. Abbiamo un'emissione nell'atmosfera e quindi un'alta concentrazione di queste piccole particelle che sono disperse nell'aria che respiriamo. Abbiamo delle tosse, raucedine, mal di gola, eccetera. Questi problemi in individui già un po' acciaccati di loro possono comunque portare al decesso. Cause dirette, uso di macchine che emettono gas esausti, l'industria, la raffineria, centrali elettriche e incenerimento con poca attenzione a quelle che sono la sostituzione dei filtri, dei fumi tossici. Noi siamo causa parte del problema perché consumiamo in maniera eccessiva o consumiamo male, in casa, in ufficio, in università, in quello che
gas, elettricità e combustibile. Esiste, come vi accennavo, lo smog estivo. Gli agenti sono differenti, sono gli idrocarburi nel ciclo fotolitico del biossido di azoto. Adesso vediamo meglio. E composti organici tipo le aldeidi. A causa dell'eccessivo caldo d'estate, effetto serra, eccetera, abbiamo un'eccessiva concentrazione nella nostra atmosfera che sempre ci respiriamo di ozono, monossido di carbonio e perossiacili nitrati. Cosa fanno queste cose? Sicuramente allergie, lacrimazione, disturbi alla respirazione, asme e danni alla flora. Tante volte quando fa molto caldo non è solo colpa della mancanza d'acqua, ma le foglie si beccano una quantità di calore eccessivo, di questi elementi che sono concentrati in atmosfera eccessivo. E quindi sembra un po' che di essere in autunno, cadono le foglie, sono un po' bruciacchiate, i germogli vengono un po' attaccati. Cause dirette, uso di macchine con emissioni di gas esausti, fertilizzanti, industrie, raffinerie e centrali elettriche. Anche qui, come per lo smog invernale, c'entriamo tutti. Consumiamo troppo, consumiamo male, consumiamo poco consapevolmente. Gas, elettricità e combustibili. Tossicità. In basso vediamo un gioco per bambini a batterie. In alto vediamo a un prezzo pazzesco degli scampi specificato senza DDT, perché quelli con DDT costano meno. Perché c'è questa causa effetto? Perché metalli pesanti come mercurio, piombo, arsenico, pesticidi e sostanze chimiche varie derivate del petrolio impattano attraverso l'accumulo di prodotti tossici e persistenti nel terreno, nelle falde acquifere, nell'acqua, da qui per forza di cose nei tessuti animali e quindi per forza di cose nella catena alimentare. Il piombo porta al saturnismo, che è un danno cronico al sistema nervoso. Il PCB ha effetti tossici sui tessuti del fegato e del cervello. Inquinando la falda acquifera, non abbiamo più acqua potabile, o abbiamo acqua un po' meno potabile. Non possiamo più usarla dunque per l'irrigazione, anche per la ricreazione e naturalmente per bere, per alimentarci. Cause dirette. Scarico di acque industriali e acque urbane contenenti metalli tossici, petrolio e sue derivate, percolazione di sostanze tossiche dalle discariche e uso di anticrittogamici additivati. Cause indirette, noi, sempre noi, che acquistiamo prodotti con batterie, con isolanti, con trasformatori e condensatori contenenti PCB. E o le smaltiamo non correttamente, o non le smaltiamo proprio, o chi dovrebbe smaltirle non le smaltisce, le butta in un fosso. Anche i termometri vecchi a mercurio sono molto pericolosi, e anche i manometri. Problema dei rifiuti, che è un altro grosso, moderno, possiamo dire, effetto ambientale. Ad oggi i rifiuti solidi urbani mondiali sono pari a 2,01 miliardi di tonnellate all'anno. Non sono mica pochi. Nel 2050, se andiamo avanti così come stiamo facendo adesso, arriveremo a quasi un chilo di rifiuti per persona al giorno. Ovviamente media mondiale. Quindi oggi siamo cos'è, 2019, in 30 anni una crescita del 70% dei rifiuti. Perché? Perché non abbiamo abbastanza accortezza nel riuso, nel riciclo, nel packaging,
nella riduzione di frigi e scarti, eccetera, eccetera, eccetera. Abbastanza intuitivo, la produzione di rifiuti per persona cresce in proporzione con la possibilità di acquisto, con il reddito pro capite. Qui abbiamo un'altra tabella di generazione pro capite nelle varie zone del mondo. Globalmente la composizione dei rifiuti è questa, 44% food and green. Disastro, quanto cibo sprechiamo? Non è mica poco, quasi la metà. Dunque, rifiuti, quali sono gli agenti? Gli imballaggi dei prodotti, i prodotti stessi, i rifiuti organici, le ceneri e i sottoprodotti della lavorazione industriale. Aumenta il volume dei rifiuti sempre di più, si accumulano rifiuti tossici per forza di cose, aumenta il trasporto. Il costo del trasporto, l'impatto del trasporto e anche quello della gestione dei rifiuti. Gli effetti principali, dunque, abbiamo sempre più bisogno di spazio per le discariche. Le discariche alla lunga contaminano il suolo e la falda acquifera. Le discariche puzzano, non le vuole nessuno dietro a casa. Ci sono anche dei rischi di esplosione piuttosto importanti. Questi rifiuti bisogna trasportarli, consumando carburante, inquinando e facendo rumore. Le cause dirette sono dunque consegna al flusso dei rifiuti solidi urbani, oltre a quelli urbani ci sono i rifiuti industriali e i fenomeni di discariche abusive, terre dei fuochi e quant'altro. Cause indirette. Noi non facciamo abbastanza attenzione da un lato, dall'altro i produttori non sono particolarmente sensibilizzati a farlo, scegliamo spesso prodotti con imballaggi multipli e prodotti usa e getta. Scartiamo prodotti per obsolescenza, non usiamo per un secondo uso i nostri prodotti, non doniamo, non facciamo in modo che il circolo del prodotto, il ciclo di vita, abbia una vita più lunga. Non facciamo la raccolta differenziata. Qui termino con questo esaurimento di risorse con impatto complessivo, diciamo, quindi noi più dobbiamo produrre, più produciamo, se non abbiamo più risorse del secondo tipo, dobbiamo attingere alle risorse vergini e quindi, se andiamo avanti come stiamo facendo, esauriremo tutto. E poi saranno guai.